Per il funzionamento del pannello di comando bisogna inserire la batteria dei servizi, toccando con due dita il monitor per 2 secondi. Il pannello di comando si accende. Per disinserire la batteria dei servizi, toccare il LED di spegnimento. Inserendo la batteria 12 volt si comandano tutte le utenze del veicolo, ad eccezione della centralina del frigorifero, che è sempre pronta all'uso anche con 12 volt disattivata. Toccare il LED di illuminazione interna per accendere o spegnere le luci interne. Quando il LED si accende, indica che le luci sono accese. Utilizzare poi i pulsanti posti all'interno del camper per accendere o spegnere le singole luci. Toccare il LED di illuminazione esterna per accendere o spegnere la luce esterna. Quando il LED si accende di verde, indica che la luce esterna è accesa. È possibile accendere o spegnere la luce esterna utilizzando anche il pulsante posto all'ingresso del camper. Toccare il LED AUX per accendere o spegnere AUX. Quando il LED si accende di verde, indica che AUX è in funzione. All'interno del camper non è collegata nessuna utenza ad AUX, dunque è inutile accenderlo. Toccare il LED pompa dell'acqua per accendere o spegnere la pompa dell'acqua. Quando il LED si accende di verde, indica che la pompa dell'acqua è stata azionata. Ricordarsi sempre, al termine di ogni utilizzo, di spegnere la pompa acqua. Il LED presa della corrente si accende in automatico quando il veicolo viene collegato alla rete elettrica 220 volt e indica che la batteria dei servizi si sta caricando. Quando si è collegati alla rete elettrica, tutte le prese del veicolo funzionano. Senza l'allacciamento alla corrente, le uniche prese che funzionano sono quelle 12 volt e USB. Toccare il LED batteria di avviamento per visualizzare la tensione della batteria del motore. Toccando un'altra volta si visualizza la capacità residua della batteria in percentuale. Toccare il LED batteria del servizio per visualizzare la tensione della batteria dei servizi. Toccando un'altra volta si visualizza la capacità residua della batteria in percentuale. Durante il viaggio le due batterie del camper si ricaricano. Quando quella del motore ha raggiunto la carica massima, si ricarica la batteria dei servizi 12 volt. Toccare il LED serbatoio acque chiare per visualizzare il livello del serbatoio delle acque chiare in percentuale sul display. Se il serbatoio acque chiare è vuoto, il simbolo S1 lampeggia. Toccare il LED serbatoio acque grigie per visualizzare il livello del serbatoio delle acque grigie in percentuale. Se il serbatoio acque grigie è pieno, il simbolo R1 lampeggia sul display. Toccare il LED carica batteria di servizio o scarica batteria di servizio per controllare i consumi della batteria di servizio. Se la batteria dei servizi si sta caricando, sul display compare il simbolo A+. Se la batteria dei servizi si sta scaricando, sul display comparirà il simbolo A-. Toccare il LED del termometro per visualizzare la temperatura interna. Toccare un'altra volta per visualizzare la temperatura esterna. Per accendere il riscaldamento o l'acqua calda bisogna utilizzare l'unità di comando CP Plus. Premere la manopola nera per accedere al menu. Posizionarsi sul simbolo del camper per accendere il riscaldamento. Per selezionare la temperatura è necessario premere la manopola e ruotandola impostare la temperatura desiderata. Per confermare, premere la manopola. In automatico si accende nella riga di menu il simbolo della fiamma che indica che il riscaldamento è stato azionato, il simbolo della bombola che indica che il riscaldamento funziona a gas o a diesel e la ventilazione desiderata. Il simbolo della fiamma lampeggia per circa un minuto, fino a quando la stufa inizia il riscaldamento. Posizionarsi ruotando la manopola sul simbolo della ventilazione. Premere la manopola e selezionare la modalità Eco con velocità ridotta del ventilatore o la modalità Hyped con velocità elevata del ventilatore. Per spegnere il riscaldamento, tornare sul simbolo del camper e riportare off. Posizionarsi ruotando la manopola sul simbolo del termometro per accendere l'acqua calda. Per selezionare la modalità è necessario premere la manopola
e selezionare una delle tre modalità disponibili. Eco con temperatura dell'acqua a 40 gradi, Hot con temperatura dell'acqua a 60 gradi e Boost con temperatura dell'acqua a 62 gradi. In questa modalità l'acqua all'interno del boiler si riscalda velocemente. Se in contemporanea è azionato anche il riscaldamento del camper, il riscaldamento viene momentaneamente sospeso fino a quando l'acqua ha raggiunto la temperatura impostata. In automatico si accende nella riga di menu il simbolo del termometro, che indica che il boiler è stato azionato, ed il simbolo della bombola, che indica che il funzionamento è a gas. Il simbolo del termometro lampeggia fino a quando l'acqua all'interno del boiler ha raggiunto la temperatura impostata. Per spegnere, tornare sul simbolo del termometro e riportarlo in modalità off. Se il riscaldamento e l'acqua calda sono spenti, è possibile azionare il ricircolo dell'aria interna. Posizionarsi sul simbolo della ventilazione. Premere la manopola ed accendere la modalità vent. La velocità è selezionabile su 10 livelli. Premere la manopola per confermare. In automatico si accende nella riga di menu il simbolo della ventilazione, che indica che il ricircolo dell'aria è stato azionato. Se la bombola del gas o il diesel all'interno del serbatoio fossero terminati, sul display compare un codice d'errore. È necessario spegnere il riscaldamento o l'acqua calda, sostituire la bombola del gas o fare il rifornimento di carburante prima che l'unità di comando CP Plus possa essere nuovamente azionata. Per accendere il frigorifero, premere l'interruttore di accensione e spegnimento e tenerlo premuto per un secondo. La luce sull'interruttore diventa verde e le impostazioni selezionate appaiono sul display. Dopo 10 secondi l'indicazione dell'impostazione si attenua. La luce verde indica che il frigorifero è ancora in funzione. Per selezionare l'alimentazione, premere il pulsante di conferma per 2 secondi. Selezionare la fonte desiderata con i pulsanti freccia. Sono disponibili 4 funzioni. Modalità automatica. Il frigorifero seleziona automaticamente la fonte migliore disponibile, nell'ordine rete elettrica, batteria, gas. Modalità 230 V, il frigorifero è alimentato dalla rete elettrica. Modalità 12 V, il frigorifero è alimentato dalla batteria del veicolo. Il funzionamento è efficace solo quando il veicolo è in funzione. Modalità gas, il frigorifero è alimentato dal raccordo gas di una bombola. Dare conferma. Selezionare poi il livello di raffreddamento. Selezionare nuovamente il tasto di conferma. Consigliamo di impostare il frigorifero sul livello di raffreddamento 3 con una temperatura ambiente compresa tra i 15 e i 25 gradi. Una temperatura superiore richiede un livello di raffreddamento superiore, una temperatura inferiore un livello inferiore. Quando il veicolo viene esposto alla piena luce del sole, si consiglia di attivare un'adeguata ventilazione del veicolo. Durante la guida non far funzionare il frigorifero con l'alimentazione a gas perché la fiamma potrebbe spegnersi. Accertarsi poi che nessun prodotto all'interno del veicolo possa spostarsi durante il viaggio. Per accendere la fiamma, alzare il coperchio di vetro. Per generare la fiamma, premere a fondo la manopola di comando e girarla in posizione fiamma grande. Contemporaneamente, schiacciare il pulsante di accensione elettronica. Una volta generata la fiamma, tenere premuta la manopola per qualche secondo, in modo che la fiamma resti accesa. Per regolare la fiamma, ruotare la manopola nella posizione desiderata. Durante l'utilizzo del piano cottura, è necessario ventilare tenendo aperta la finestra della cucina. Terminato l'utilizzo, attendere il completo raffreddamento dei bruciatori prima di richiudere il coperchio di vetro, altrimenti potrebbe frantumarsi. Per aprire la finestra, ruotare le leve di bloccaggio che sono montate sui finestrini. Prima quelle poste ai lati e poi quelle poste al bordo inferiore della finestra. Se la leva di bloccaggio è munita di pulsante, premerlo e tenerlo premuto.
portare le leve verso il centro del finestrino, sollevare la finestra fino all'apertura desiderata. Il vetro si blocca quando raggiunge la posizione di innesto. Se la finestra è una vite zigrinata, al grado di apertura desiderato, avvitare la vite in senso orario. Per chiudere la finestra, sollevare il vetro, senza tirare. Bloccare poi le leve di bloccaggio al bordo inferiore e successivamente quelle ai lati. Prima di mettersi in viaggio, assicurarsi che tutte le finestre del veicolo siano correttamente chiuse. La zanzariera si trova in alto nel telaio della finestra, mentre l'oscurante è montato in basso. Per alzare l'oscurante, comprimere due pulsanti e portare l'oscurante all'altezza desiderata. Mollando due pulsanti, l'oscurante viene bloccato automaticamente. L'oscurante è munito di un dispositivo di arresto, in modo che possa essere bloccato in diverse posizioni. Per fissare la zanzariera all'oscurante, portare la zanzariera verso il basso e premere la molletta agganciandola all'oscurante. La zanzariera può essere azionata soltanto insieme all'oscurante. Durante lo sbloccaggio di zanzariera oscurante, premere il blocco, tenere ferma la zanzariera e accompagnarla. Per chiudere l'oscurante, premere due pulsanti e riabbassarlo. L'oblò con staffa di comando può essere aperto orientato in un solo lato. Per aprire la cupola di vetro, premere il pulsante di bloccaggio e tirare la barra. Ci sono tre posizioni: aperto, ventilato o chiuso. Per chiudere, spingere la staffa e posizionarla oltre il pulsante di bloccaggio. Prima di iniziare un viaggio, assicurarsi che tutti gli oblò siano chiusi. L'oscurante e la zanzariera sono sistemati nel telaio interno dell'oblò. Sono a regolazione continua e possono essere azionati insieme o indipendentemente l'uno dall'altro. Per aprire e chiudere bisogna afferrare l'oscurante o la zanzariera nella cavità della stecca e tirare o spingere. In presenza di raggi solari, l'oscurante deve essere chiuso al massimo al 75%, così che l'aria riesca a circolare. Toccare brevemente la superficie di contatto dei faretti LED per accenderli e spegnerli. Sfiorare brevemente la superficie di contatto dei faretti a LED in cabina per accenderli e per spegnerli. Per aprire il pensile, afferrare la maniglia dell'anta e premere il bloccaggio posto in alto con le dita. Per chiudere il pensile, accompagnare l'anta fino al bloccaggio nella posizione finale. I passeggeri durante il viaggio devono allacciarsi le cinture. È inoltre consigliato sedersi in direzione di marcia. I cuscini devono essere sempre bloccati con tutte le possibilità di fissaggio, anche a veicolo fermo. Infatti, tutti i cuscini delle cassapanche sono fissati alla struttura con ganci. Per utilizzare il quinto posto durante il viaggio è necessario rimuovere lo schienale e la seduta. Estrarre poi la barra di sostegno dello schienale e posizionarla nei fori posti all'interno della cassapanca. All'interno della cassapanca si trovano le cinture di sicurezza da utilizzare. Chiudere la cassapanca e riposizionare la seduta
e lo schienale. Estrarre poi il cassetto per appoggiare i piedi. Lo smontaggio viene eseguito in ordine inverso. Per ruotare il sedile, sbloccare la leva e girarlo. Prima di ruotarlo, posizionare l'inclinazione dello schienale e la posizione del sedile in modo che non vada in collisione con la parete laterale, le porte d'ingresso della cabina, il volante o con il freno a mano. I sedili sono regolabili in altezza. Prima dell'inizio di un viaggio, bloccare assolutamente il sedile del conducente e del passeggero. Il letto nella parte posteriore del veicolo è installato fisso e non necessita di nessuna preparazione prima di essere utilizzato. Il letto può essere alzato o abbassato elettricamente con il pulsante che si trova all'interno del garage. Non abbassare o alzare mai il letto mentre le persone sono coricate. L'area di abbassamento del letto basculante deve essere libera. A seconda del modello può essere necessario rimuovere uno o due schienali della dinette. Chiudere l'oscurante della finestra della dinette e premere la parte inferiore dell'interruttore fino a quando il letto è completamente abbassato. Agganciare la scaletta nelle asole d'aggancio ed utilizzare la rete anticaduta che si trova sotto il letto. Per richiudere il letto, premere la parte superiore dell'interruttore. Durante il viaggio, il letto basculante deve rimanere completamente chiuso, lasciando sul letto solamente la biancheria necessaria. Non abbassare o alzare mai il letto mentre le persone sono coricate. Prima dell'utilizzo, accertarsi che la pompa dell'acqua sia accesa. Aprire poi la leva posta sotto la tazza WC. Premere il pulsante blu per alcuni secondi per il risciacquo. Una volta terminato, chiudere nuovamente la leva. Quando la cassetta WC è piena, la spia si accende di rosso. La tazza del WC può ruotare, orientarla con entrambe le mani. Le chiavi fornite comprendono la chiave motore, da utilizzare per l'accensione del mezzo, l'apertura e la chiusura della cabina e per togliere il tappo del serbatoio del diesel. La chiave abitacolo, di forma ovale, invece permette l'apertura e la chiusura della porta d'ingresso e di tutti i vani del mezzo. Sull'etichetta del mazzo chiavi trovate il modello e la targa del veicolo noleggiato. Per aprire la porta d'ingresso, portare la leva di chiusura verso di sé e tramite la maniglia aprire la porta spingendola. Per chiudere, tirare verso di sé la porta tramite la maniglia. Bloccarla spingendo la leva di chiusura verso l'esterno. Quando si apre e si chiude la porta, afferrarla esclusivamente dalla maniglia. La porta deve essere chiusa e bloccata durante la marcia o quando il veicolo viene spostato. Per aprire la porta dall'esterno, inserire la chiave. Ruotarla verso destra fino al punto di scontro, portare la chiave nella posizione iniziale ed estrarla. Per aprire basta tirare verso di sé la maniglia. Per chiudere la porta, spingere contro, inserire la chiave e ruotarla verso sinistra fino al punto di scontro, portare la chiave nella posizione iniziale ed estrarla. La porta è chiusa.
Nel vano garage è posto il cavo della corrente da utilizzare quando si è in campeggio o nell'area di sosta. Collegare prima la presa del camper e poi collegarsi alla colonnina del campeggio. Il tappo va inserito all'interno della presa. Una volta collegati, il LED di controllo posto sul pannello comandi si illumina di giallo e indica che la batteria dei servizi 12 volte si sta caricando e che tutte le prese del camper 220 funzionano. Per scollegarsi, estrarre la presa. Per il rifornimento dell'acqua, aprire il bocchettone, inserire la chiave, ruotarla in senso antiorario, premere il tappo e girarlo. Il tappo si toglie. Inserire poi la canna dell'acqua per il rifornimento. Quando il serbatoio è pieno, togliere la canna. Attenzione ai dentini presenti all'interno del tappo, premere contro e ruotare. Per chiudere a chiave, inserire la chiave e ruotare in senso orario, di mezzo giro. Il tappo è chiuso. Abbassare poi lo sportello. Le acque del lavandino, della cucina, del bagno e della doccia vengono raccolte nel serbatoio delle acque grigie. Sul lato sinistro del veicolo, nella parte posteriore, si trovano la leva ed il tubo di scarico delle acque grigie. Posizionare il veicolo sul punto di scarico in modo che le acque possano defluire dal tubo di scarico. Girando la leva in verticale in senso antiorario si apre la valvola di scarico. Per richiudere la valvola, ruotare la leva in orizzontale in senso orario. Per aprire lo sportello, posizionare la serratura in verticale e premere la molla. Prima di estrarre la cassetta WC, la leva all'interno del bagno deve essere chiusa. Sollevare la maniglia e tirare la cassetta WC. Quando si estrae, la valvola viene chiusa igienicamente dalla piastrina di copertura. Girare il bocchettone di scarico, svitare il tappo e inclinare per il corretto svuotamento. Premere poi con il pollice il bottone di spiato così che la cassetta si svuoti senza spruzzi. Togliere la piastrina di copertura ed aprire la valvola. Risciacquare all'interno con dell'acqua più volte. Una volta che la cassetta è pulita, vanno messe all'interno un po' di acqua ed il liquido chimico che trovate nell'armadio del bagno. Chiudere la valvola, riposizionare la piastrina di copertura dall'interno, riavvitare il tappo e spingere la cassetta fino al blocco. Chiudere poi lo sportello e girare il nottolino in orizzontale per chiudere la chiave. Per aprire lo sportello vano bombole, inserire la chiave, ruotare di mezzo giro, togliere la chiave, girare poi la manopola e tirare. Il veicolo viene consegnato con una bombola in utilizzo già installata e correttamente collegata ed una bombola piena sigillata. Quando il gas all'interno della bombola è terminato, prima di procedere al cambio bombola è necessario spegnere tutte le utenze che funzionano a gas. Quando si procede al cambio bombola vanno eseguiti in ordine questi passaggi. Chiudere in senso orario la bombola. Svitare il tubo flessibile con la chiave in senso orario. Poi togliere la guarnizione. Togliere il sigillo di garanzia della nuova bombola e usare la guarnizione mettendola nel tubo. Avvitare il tubo in senso antiorario alla nuova bombola con la chiave.
una volta che il tubo è stretto, aprire la bombola, girandola in senso antiorario. Premere la protezione antirottura del tubo flessibile e il pulsante di ripristino posto sul regolatore del gas per un 10 secondi. In caso di incidente con una forte decelerazione, il crash sensor integrato interrompe il flusso del gas. Le bombole devono essere sempre tenute dritte e legate con entrambe le cinghie fornite. Il vano bombole non va utilizzato come ripostiglio. Chiudere infine lo sportello, ruotando la serratura, inserire la chiave, mezzo giro, togliere la chiave e premere il pulsante. All'interno del garage trovate sempre la canna dell'acqua, il cavo della corrente ed i cunei di livellamento. In alcuni modelli è presente anche la bacchetta per il tendalino. Per accedere al garage, inserire la chiave, portare il nottolino in verticale ed aprire la serratura. La porta del garage si apre. Per chiudere, accompagnare la porta, inserire la chiave e portare il nottolino in orizzontale. Sulla parete sinistra del camper troviamo lo sportello per il rifornimento del diesel e nei veicoli nuovi anche della D-Blu. Il tendalino è un accessorio utilizzato per ombreggiare il fianco destro del veicolo. Consente il posizionamento di tavolo, sedie, sdraio nei luoghi consentiti, cioè in campeggi o aree di sosta. Per l'apertura utilizzare l'asta, che in base al modello si trova o nel garage o all'interno dell'armadio oppure all'ingresso della porta. Inserire l'asta nel foro e ruotare in senso orario per l'apertura. Dopo circa un metro è necessario sganciare le gambe o i sostegni della struttura. Per prima cosa sganciare la gamba che si trova all'interno del tendalino nella parte centrale, tirandola verso di sé. In seguito estrarre la parte iniziale della gamba facendola uscire correttamente dal cilindro e ruotare la gamba. Sganciare la rotellina per fissare l'altezza. Proseguire poi con l'estrazione del telo e fissare l'altezza desiderata. In caso di vento è obbligatorio chiudere immediatamente il tendalino per evitare che il telo si strappi e che colpisca la parete del mezzo. In caso di pioggia, abbassare l'altezza di una delle due gambe in modo che l'acqua scoli senza creare rigonfiamenti sul telo. È sempre consigliato, anche in caso di pioggia, richiudere il tendalino. Per chiudere il tendalino, chiudere la gamba, ruotarla e inserire correttamente il cilindro. In seguito, agganciare la gamba facendo attenzione che il piedino sia posto all'interno e premere. Richiudere il telo girando in senso antiorario fino alla completa chiusura del cassonetto. E togliere l'asta. All'interno del vano portaoggetti trovate i documenti del camper con libretto ed assicurazione. Sono inoltre presenti i libretti per le aree di sosta italiane e gli agriturismi.